Buongiorno. Buongiorno a tutti e buona domenica. Adesso arriviamo. Siamo al Parco Alessandrino, qua stiamo vicino Centocelle, vicino Quarticciolo, diciamo il Quarticciolo sta là e stiamo piantando un sacco di alberi. Lei è la nostra assessora, esatto, va bene. All'ambiente. Tinuccia, che ci dici? Che questa è una giornata meravigliosa perché questi sono gli alberi per il futuro, quindi in questa grande iniziativa l'amministrazione comunale di Roma ha inteso appunto dare un segnale molto forte per garantire il futuro ai nostri giovani piantando alberi che producono ossigeno e assorbono CO2 e soprattutto costituiscono anche luoghi e possibilità per recuperare quell'identità anche territoriale necessaria per questi luoghi soprattutto. Fantastico. E con tante associazioni, siamo qui con tanti cittadini, con tutti i cittadini con tante associazioni che ringraziamo come la LIPU, il WWF, l'associazione di permacultura, tanti che si occupano di orti, tantissimi cittadini che si occupano di orti. E tra l'altro noi stiamo partendo anche col progetto 1000 orti per 1000 giardini, ma soprattutto queste meravigliose piante che rimarranno per questo territorio un segnale del futuro. Perfetto, adesso incominciamo a fare. No, Tinuccia è da stamattina, io sono arrivato alle 10:15 in istante, ma qua dalle 9 del mattino siamo? Sì, dai. Allora, qua stiamo piantando, un po' di terra, un alloro. Un Laurus nobilis. Esatto, qual è il nome? Laurus nobilis. Noi lo chiamiamo alloro. Sì, volgarmente chiamato alloro. Io ce l'ho pure qui, abito a Piazza Mancini, che sotto sono le siepi, che sono è tutto alloro dove passa il tram. Sì. Quando mi manca un po' di alloro per la roba. Un attimo. No, fa senza. No, tranquilli. Che volevo dire? Sì, questa è una bella iniziativa, non ci sono bandiere del movimento. La facemmo 2 anni fa la prima volta perché fu un'idea di Gian Roberto che ci teneva tanto a piantare alberi. Nei prossimi giorni, settimane, pianteremo 23.661 alberi in tutta Italia. A Pinuccia 12.000 arriveremo 12, a 12.000. 12.000 nel comune di Roma. Qua ne avremo piantati quanti oggi? 5.000. No, qui oggi 150. Quanti? Più di 100, Ale. 150, sì. È una cosa bella, nel senso, poi Roma non è facile amministrare, io lo dico sempre, c'è tantissimi problemi. Pensate che la regione Sicilia, soltanto la regione, ha 5,6 miliardi di euro di debiti. Roma 15, quindi quasi il triplo, soltanto il comune di Roma. Questa è inutile l'eredità, noi ci stiamo dando da fare. Ci vuole del tempo per sistemare una città, partendo dai trasporti, dall'ambiente. Però ci stiamo impegnando molto, vogliamo essere giudicati al termine di un mandato. Penso che questo sia un diritto di una nuova amministrazione che ha ereditato dei disastri, dei debiti incredibili, un'amministrazione anche precedente inquinata dal crimine, non sappiamo se di stampo mafioso, ma comunque dal crimine senz'altro organizzato, avere a disposizione una consigliatura per dimostrare appunto la realizzazione del programma. Queste iniziative, invece lo dico a tutti gli attivisti, diciamo, del movimento, sono utili. Da qui alle prossime elezioni cerchiamo di moltiplicarle perché aggregano un sacco di persone. Qua ci sono persone che non sono del movimento, non ce ne frega niente, per carità, sono sempre benvenute, decideranno se votare o meno, però è bello perché vengono tante persone, si danno a fare, sono bambini che piantano un albero. Vedere un bambino, una bambina lì che si mette a scavare, a piantare un albero, è pure un gesto educativo per loro. Tornano a casa oggi contenti di aver piantato un Laurus nobilis, ovvero l'alloro. Abbiamo fatto una buca, ci siamo aiutati anche con la scavatrice, la abbiamo anche dov'è l'archeologo? L'archeologo dov'è? Comunque abbiamo anche, ringraziamo la sovrintendenza, ci sono squadre di lui, è il nostro archeologo, che valuta che non ci siano reperti qua sotto. Nessun reperto, neanche pezzi di Renzi, reperti. No, non ci sono. Roma merita di essere sempre sorvegliata. Sì, è giusto. Infatti noi abbiamo ritenuto fondamentale avere questa presenza della sovrintendenza come amministrazione comunale, perché noi vogliamo innanzitutto tutelare soprattutto i nostri parchi dal punto di vista archeologico, dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista botanico, e anche stiamo promuovendo la biodiversità, e per quello piantiamo tante tipologie di alberi, che perché vogliamo riportare la biodiversità
nei luoghi che purtroppo un po' l'hanno persa, e quindi questo è un grande segnale anche di attenzione culturale, fondamentale appunto per la città. Comunque, grazie. Niente ruderi di napoletano, assolutamente. Piantare, dov'è la diretta? E ripeto, il nostro presidente, e queste sono belle cose, quindi moltiplichiamole. Forza! Grazie! Sì, anche a qual picciolo, quando mancherà l'alloro in cucina di qualcuno, sappiamo dove andare. Perfetto. Bene, altro appuntamento, parco di Centocelle. Ah, chiaramente siamo in diverse zone di Roma, Ale, non finisce qui però, E non finisce qui, qua. Continuiamo anche i prossimi mesi a Piantumare 5 Stelle. Senti, gli appuntamenti e comunque ve li comunichiamo presto. Domani si vota Ostia. Per tutti i cittadini. Scusate, qua c'è troppa confusione. Qua sta parlando il nostro assessore. E questa buongiorno. È un'importante iniziativa dell'amministrazione comunale, che vuol dare un segnale a tutti i cittadini. Ma certo. Che l'importanza, perché noi lavoriamo per il bene comune e per l'interesse pubblico. Finalmente in questa città cerchiamo di riportare la legalità in ogni settore, da quello dei rifiuti a quello del verde, che è molto importante. Quindi grazie anche al servizio Giardini che ci ha dato una grande mano. Veramente, un applauso al servizio Giardini. Grazie assessore. Bravi. Adesso però abbiamo ancora da fare qualche buca, per cui mi raccomando, abbiamo ancora da impegnarci almeno un'altra oretta. E niente. Posso dire una cosa a favore dell'assessorato? E mi ha scritto dopo 3 giorni che gli avevo mandato. In diretta con 4.000 persone, ma va bene. No, ma chiunque può dire quello. Onestamente, che... mi ha risposto il dottor De Maio. Sì. Dico bene che il suo. Che no, qua? De Maio. Massimo. Dove sei, Massimo? Eccolo. È lì, Massimo. Mi ha risposto. Buongiorno. Lei mi ha risposto alla mail. Salve. Quindi devo dare atto. Le persone funzionano. Ormai in Italia quello che è normale è ordinario. Mi ha risposto. Devo dire un'altra cosa. Anche il deputato, il suo collega, Alessio Villarosa, sì, mi rispose, perché fece un discorso alla Camera per il primo anno. Mi rispose dopo 2 giorni, io gli mandai una lettera di complimenti, mi rispose: sono gli unici con i quali si può avere un contatto diretto, sono gli unici. Io faccio politica da 20 anni, vi assicuro che Partito Democratico e Polo della Libertà sono la stessa cosa. Andatevi a vedere gli atti politici, la finanziaria di Prodi, articolo 1, comma 1119, aiuti di Stato per centrali elettriche e carbone in Sardegna. Quello riuscimmo a impedirla. Quindi è la stessa cosa. Io ti ringrazio, per oggi non parliamo di politica. Io non voto 5 Stelle. Poi valuterai. Per oggi è proprio una bella iniziativa. Abbiamo altre buche da fare. C'è una cosa, Daniele, che deve dire. Con l'assessore stiamo lavorando con la Commissione Ambiente al regolamento del paesaggio, della tutela del verde e anche per la tutela dei parchi storici. Cioè, due regolamenti distinti, separati, però per la prima volta Roma Capitale avrà il primo regolamento del verde di Roma Capitale. Per il servizio giardini, che sappiamo insomma quello abbiamo che già ha sofferto e quello che ha passato. Il 30 marzo, io però vorrei anche dire una cosa molto leale e forse non politicamente corretta. Qua ci stiamo impegnando, vi parlano di nuovi regolamenti, ci impegniamo con attività volontarie bellissime, poi stiamo bene domenica mattina, però se continuerà a mancare da parte di alcuni romani, di alcuni cittadini italiani, educazione civica, non è che si possono fare gli atti. Bravo! Perché io vedo spesso, ci sono problemi, certo che stiamo affrontando, chiaramente ereditati dal punto di vista della raccolta dei rifiuti, della gestione dei rifiuti, è evidente, nessuno lo sta negando. Scusate un attimo, però quando io vedo cassonetti vuoti e mondezza fuori e cessi fuori e divani fuori, anche all'ingresso qua, io dopo mi vado a caricare una poltrona che hanno lasciato là, che tra l'altro è bellissima, che è... Due giorni fa. E tra l'altro... a 500 metri da casa mia c'è la possibilità appunto della raccolta dei grandi rifiuti, diciamo. Sì. Esistono le isole ecologiche, non è che non esistono, basta anche un minimo di impegno, perché non è che gli italiani possono soltanto rompere i coglioni dicendo che va tutto male e poi sono i primi magari alle volte a sporcare, a non impegnarsi, non fare queste cose. Ognuno deve essere lo so,
E questa etica si costruisce pure con iniziative del genere, perché è molto comodo lamentarsi che c'è corruzione in politica. Io sono il primo che fa denunce di ogni tipo, però uno si deve pure rimboccare le maniche, sporcarsi le mani e impegnarsi un minimo per il decoro della città, perché anche il metro quadro che è fuori la propria casa è un metro quadro collettivo e fa parte appunto del benessere generale. Perché non è che io ne ho le scatole piene di coloro che si lamentano e basta, e sono i primi proprio a spalleggiare, a fiancheggiare il sistema con tutti i suoi derivati. Per cui questo è anche bene dirlo. Però perché dobbiamo ammettere che non siamo tutti uguali. Guardate, assolutamente, il costume di quest'uomo. Guardate, no, ditemi da quale principio. Ma il movimento ha la capacità di attirare dei personaggi. Ma che sono... Anche un applauso a Vittoriano Biondi. Un applauso alla diversità, dai. Ma volevo ricordare anche che comunque noi in pochissimi mesi stiamo facendo ripartire 5 isole ecologiche, ne abbiamo già progettate 34, progettate, in più facciamo un CRIC, dov'è il presidente del municipio? Un CRIC col presidente del municipio, che è centri di riciclo e di riuso, importantissimi per la città, mi è venuto in mente con la poltrona, come un po' le fabbriche del riciclo, dove i cittadini potranno andare a vedere tutto questo materiale che potrà essere o recuperato semplicemente, addirittura artisticamente. E quindi in questi centri di riciclo ne faremo uno per municipio. Già abbiamo trovato la location, quindi noi a brevissimo lo facciamo. Parte. Quindi, come vedete, sono tempistiche anche necessarie, ma su cui noi abbiamo una progettazione chiarissima al 2021. E come ho detto, al 2021 vi faremo vedere tutte le cose che abbiamo messo in campo. Grazie. Quindi buona domenica a tutti. Buona Stefania, puoi pure attaccare, chiudere e ci vediamo, comunicheremo. Ah, chiusa, no? No. Ci comunicheremo nei prossimi giorni le future iniziative per quel che riguarda appunto la prosecuzione di questo progetto. Buona domenica, buona domenica, auguri.